Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati in questa nuovissima live reaction. Oggi siamo qui per un match molto importante perché sfidiamo il Porto in casa del Porto. La partita è iniziata proprio in questo momento e stanno già attaccando. Quelli del Porto hanno recuperato il pallone. Attenzione. No, Morudion, la finta, eccolo. Spalla la porta, vuole girarsi col sinistro, subito al tiro Nico González. Mamma mia ragazzi, già subito al tiro quelli del Porto. Il match è iniziato veramente tanto male. Prova a puntare al centro Oilund. Rashford numero, spezza il raddoppio con il destro. Rashford! Giocata incredibile, giocata da Rashford, cazzo, questo è Rashford. Rialziamo questa cazzo di stagione, bravo Rashford. Ok, è vero, il portiere Costa non è che abbia fatto una parata importante, anzi ha fatto veramente un intervento orribile, ma raga, rimane la giocata di Rashford rimane, poi la parata, il brutto tentativo di Costa rimane, ma la giocata di Rashford per arrivare in porta è stato clamoroso. Ancora Moura va dentro, Morodion se la sposta sul sinistro, calcia forte, poi João Mario. No ragazzi, non va bene. Tredicesimo minuto, altra occasione per il Porto. Ok, piena di rimpalli, quello che volete, ma dove cazzo stanno le marcature? Ma sa, un uomo è sempre libero per tirare, ma non è possibile una roba del genere. Ferma il pallone, grossa giro, deviazione per anticipare Oilund. Zé Pedro rischia l'autogol. Mamma mia, l'avevo vista dentro, raga. Eriksen. Bella Eriksen, come viaggia Eriksen stasera, Eriksen. Guarda che palletta che ha dato Eriksen, guarda che palletta. Oilund, palla per lui sul taglio. Oilund forte sul primo palo e la palla passa anche stavolta. Rasmus! Oilund è tornato! Oilund è tornato! 2-0. Oilund è tornato! Rasmus! Oilund 2-0. Sì, soprattutto vediamo. Mamma mia, come sto? Mamma mia Eriksen, ragazzi, mamma mia Eriksen sulla tre quarti, che giocatorino. Gio Mario. Cerca il cross e la respinta è corta. Pepe da due passi sul tentativo. Lo sapevo. Dentro Pepe, gol pesantissimo. Lo sapevo. Rialziamo questa cazzo di stagione. Bravo Rashford. Che palle ragazzi. Il tocco per Nico González, non trova spazio per colpire. João Mario al traversone di testa. Non c'ho le parole. Mi fa schifo, mi fa ragazzi sta squadra. Mi fa veramente schifo. Difendiamo male ragazzi, non sappiamo difendere sui traversoni. Anche qualche rischio. Da 2-0 a 2-2, da 2-0 a 2-2 in 20 minuti, in quanto tempo hai pigliato due gol? C'ho veramente le parole, ma rotto il cazzo sta squadra, ma rotto il cazzo. Anche qui si vede la differenza ragazzi, fateci caso, anche qui si vede la differenza. L'anno scorso in tanti mi dicevano, vedete? Con Onana che ha sbagliato contro, che ne so, il Galatasaray, ha sbagliato contro il Bayern Monaco, ha sbagliato contro il Copenaghen in Champions, e poi noi quelle partite le abbiamo perse o le abbiamo pareggiate. No, le abbiamo perse, non è che le abbiamo pareggiate, le abbiamo anche pareggiate, ma abbiamo fatto schifo. Molti ma Onana ha rovinato le partite. I portieri possono commettere degli errori durante l'incontro, come ha fatto stasera Costa. Ma se tu sei una squadra, se tu hai una mentalità, hai una testa, affronti la partita sempre con un certo livello di concentrazione, tu vai oltre anche agli errori individuali che fa un singolo giocatore. E l'avete visto stasera, il Porto ha fatto due errori Costa, loro hanno fatto 2-2. Non ha acceppato niente Cosue. Non ha acciappato nulla Bruno stasera, niente. Ma che cazzo deve da fare quest'anno? Un gran bel primo tempo. Mandatevene a fanculo. Ma che cazzo sto vedendo? Ma vaffanculo. Io non ho le parole. È uscito Rashford perché si è fatto male. Ma non ci credo.
il giocatore che stava di più in giornata stasera, si è fatto male, ma porco. Per Galleno, palla larga per Moura, la sua velocità, attenzione a Moura, centro Morodion, Moura col sinistro, che ha preso Nana, eccolo l'inserimento, che ha preso Nana. Questo è l'ennesimo esempio di quello che non funziona nello United. Masauri che va a schiacciarsi, Diallo che non scala, quindi non va a coprire il movimento di Masauri che va a cercare di schiacciare il porto, si apre una voragine dietro le spalle del marocchino e nel frattempo i centrocampisti non si sa che cazzo stanno facendo, perché stanno tutti fuori posizione. Questo è un errore che ci portiamo avanti da 2 anni e mezzo e continuiamo ad assistere a questi errori. Io non c'ho le parole. Due tocchi verso Pepe sul filo del fuorigioco, cerca lo sprint a danni di Martinez, Pepe in mezzo per Morodion, di testa, di piede, fa gol in tutti i modi, non lo tengono mai davanti alla porta, sta nascendo una stella. Io non c'ho le parole ragazzi, non c'ho le parole, basta, fate finire sta agonia, basta, che te lamenti Tenag, che te lamenti, la squadra è proprio fuori posizione, i centrali non sanno quello che devono fare, i terzini si staccano, non sanno se devono rientrare, devono coprire, non sanno nulla, i giocatori non sanno quello che devono fare, non sanno un cazzo, la linea difensiva che va avanti lasciando però in posizione regolare l'avversario, ma come cazzo fai? Ma dai, ma vaffanculo, va, fa solo tutte e dolunga, fine. Niente, è finita l'Europa League, è finito tutto. Inos, cazzo Inos, se non lo cacci domani mattina non me ne frega un cazzo se perdi con la Aston Villa perché hai cambiato allenatore, non me ne frega una minchia. Ora il Manchester United che se vuole deve andare ad aggredire. Ma che aggredisce? Tra l'altro, ho visto i problemi di equilibrio palesati dallo United, può essere una situazione molto pericolosa. Il problema è ecco, il telecronista ha azzeccato quello che volevo dire. Non puoi nemmeno aggredire, cioè uno dice stai perdendo, aggredisci l'avversario, ma tu hai una struttura così tanto fragile e instabile in fase di non possesso che non puoi pressare, perché poco poco il tuo pressing va vuoto. O poco poco tu sbagli un passaggio dopo che hai recuperato il pallone e parte il contropiede della squadra avversaria, tu sei finito. Nico Gonzalez, Senzano Morodion, controlla, almeno ci prova, nuova chance, Morodion, piazza, vola Onana in calcio d'angolo. Qui hanno ci ha salvato un'altra volta Morodion, è uscito Højlund. Adesso questo è un altro cambio che mi dovete spiegare voi nei commenti. Me lo dovete spiegare voi il cambio Højlund per Zizi, perché non posso giocare insieme? Perché non possono giocare insieme e fa uscire questo che è uno proprio? Bruno Fernandes è da 2-3 partite che sta facendo sboccare. Perché? Sì, adesso è paradossale che lo United cerca di andare coi cross per aggirare dall'esterno. Madonna, io amo questi telecronisti. In mezzo c'è un giocatore come Zirze che magari non è proprio la sua specialità. Andare per favore, fateli venire su Sky sti due. Stanno spiegando tutto quello che voglio dire. Cioè nel momento in cui non devi puntare al traversone ma devi puntare a una gestione, anche perché hai fatto un trazirze, che fai? Vai con i traversoni. Praticamente il replay del giallo nel primo tempo, giallo più giallo, espulso Bruno Fernandes per la seconda partita consecutiva, poi non verrà squalificato per il rosso che evidentemente non c'era contro il Tottenham, ma statisticamente seconda partita consecutiva con Bruno che si fa espellere. Anche questo spiega un po' il suo controllo dei nervi della partita. Non c'ho le parole ragazzi, questo è anche dovuto alla non concentrazione, cioè più che alla non concentrazione è dovuto alla tensione, capito? Le cose non vanno, non funzionano come nella vita. Se tu vivi un periodo dove le cose non vanno, vivi un periodo dove le cose non girano, che succede? Che tu reagisci male. Movimento di Dalò sul primo palo, palla verso il secondo, la schiacciata di Maguire che entra dalla panchina. Maguire, non esulto perché abbiamo fatto schifo. Non esulto perché abbiamo fatto schifo. Adesso c'è Maguire. Non esulto perché abbiamo fatto schifo. Non c'ho le parole di quello che ho visto stasera. Non c'ho veramente le parole. C'è un gol in superiorità numerica, il Porto. Non c'è le parole. Che schifo, raga. Che schifo.